Amici di newsf1.it, buonasera e benvenuti al nostro bar virtuale a ruota libera dopo il Gran Premio del Belgio che si è concluso da pochissimi minuti. Non c'è con me Marco, quindi siamo orfani di Marco per oggi che beato lui non ha visto la gara e beato lui soprattutto perché è in ferie e quindi non può intervenire. Per cui mi affido anche a voi per un acceso dibattito per scambiare qualche chiacchiera su questo ennesimo flop Ferrari. Arrivato dopo la sosta estiva e soprattutto un Gran Premio che paragonandolo a un campionato di calcio diremmo triplice fischio, mette la pietra tombale sul, eccolo qua, ancora una volta una vittoria di Verstappen, mette una pietra tombale su entrambi i campionati, costruttori e piloti. Verstappen in forma strepitosa, così come del resto la Red Bull che fa doppietta con Perez che si becca dal compagno di squadra partito 14esimo, svariati secondi. Ferrari che non ne azzecca una neanche questa volta. Male, 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 male. Si potrebbe ecco, riassumere così il Gran Premio del Belgio per la Ferrari. Male, male, male. Vediamo a schermo la classifica che purtroppo per noi, se non lo sapete, non è aggiornata perché Leclerc si è beccato 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane. L'ultimo pit stop che hanno fatto, non ci è dato ancora sapere se hanno tentato la disperata di montare le rosse per tentare il giro veloce. Quindi, se così fosse, ancora una grandissima mossa degli strateghi Ferrari, perché non solo quando è uscito Leclerc si è trovato alle spalle Alonso con DRS che l'ha superato e quindi prima dell'ultimo giro, anzi all'ultimo giro, lo ha risuperato sul rettilineo del Kemmel e ha mancato in ogni caso il giro veloce, ma soprattutto per fare questa genialata, se così, diciamo, se così è, poi alla fine che sono state montate le gomme gialle e le gomme rosse, non vedo un altro motivo a 2 giri dalla fine, se non per tentare il giro veloce, si becca 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane e quindi chiude sesto e finisce ancora più dietro in classifica mondiale. Classifica mondiale, se possiamo vederla a video salvo, che recita non solo ovviamente Verstappen in fuga, ma ahimè, ahinoi. Perez secondo scavalca Leclerc, che non è a 186, ma dovrebbe essere a 184 per via della penalizzazione che vi dicevo poc'anzi. Quarto Sainz, poi Russell che supera Hamilton e via via tutti gli altri. Una Ferrari che quello che preoccupa di questo Gran Premio, al di là dell'evidente superiorità schiacciante della Red Bull, con un motore nuova specifica, fresco fresco, proprio sul filo di lana, prima del congelamento fino al 2026, preoccupa il fatto che la Ferrari non sia stata competitiva in nessuno dei 3 settori, primo e terzo settore ad appannaggio, come si era detto anche nella nostra anteprima, ma come un po' sapevamo tutti, della Red Bull per via delle velocità di punta, secondo settore che sarebbe dovuto essere ad appannaggio delle rosse di Maranello, e così invece non è stato, con un Sainz che è stato molto molto bravo, ecco un secondo solo, con Sainz che è stato molto molto bravo a difendere alla fine il terzo gradino del podio, il gradino più basso, portando a casa un po' di punti per la scuderia e per la sua classifica costruttori, con un Leclerc al solito sfortunato, tanto se qualcosa può andare male lo farà. Leclerc che si è dovuto fermare anticipatamente durante il regime di safety car per un problema causato all'impianto frenante dell'anteriore destra da una visiera a strappo finitagli di qualche altro pilota, finitagli dentro l'impianto frenante, ma di fatto neanche lui poi in gara ha mai avuto ritmo, quindi sarebbe stata anche per lui una gara molto difficile, sicuramente meno difficile di quella che ha avuto, ma comunque Ferrari che si è dimostrata poco, che non si è mai dimostrata competitiva e che soprattutto ha patito anche nei confronti della Mercedes. Quindi adesso ci sarà da rimboccarsi le maniche, ma non c'è neanche tempo di fare nulla perché nelle prossime 2 settimane avremo un'altra puntata in territorio olandese, comunque una sortita in territorio olandese, quindi ancora una terra quantomeno per il tifo calda e per Max Verstappen. E poi ci sposteremo sulla nostra Monza. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, se già abbiamo sofferto l'ira di Dio in Belgio, figuratevi a Monza, ci mettono un bel fiocco in testa e ci sverniciano su qualche rettilineo. Scegliete voi quale. Quindi Ferrari che sicuramente deve guardarsi dentro ancora una volta, al di là degli errori di strategia già partiti ieri con l'altra mossa di montare per errore,
Poi qualcuno mi spiegherà com'è possibile. Io posso capire fino a un certo punto l'errore di strategia, ma forse lì è proprio un errore materiale. Cioè, a meno che non c'è un problema dall'alto, che uno da un ingegnere dà un comando, usate o nuove, è sbagliato proprio il termine, inglese, italiano che sia, chi l'ha montato ha capito fischi per fiaschi, perché alla fine gli hanno montato le gomme nuove quando lui aveva chiesto delle gomme usate. Partiamo da lì, poi anche oggi la ciliegina sulla torta all'ultimo giro, dato che durante la gara, tutto sommato, c'era poco da sbagliare e quindi non hanno sbagliato, hanno pensato bene di fare la classica cappellata alla Maranello negli ultimi due giri. Detto questo, preoccupa appunto la mancanza di competitività da parte della Ferrari, e qualcuno si sta già domandando se la famigerata direttiva 39 c'entri qualcosa. Lo sappiamo tutti, lo sapete benissimo anche voi, che è entrata in vigore dal Gran Premio del Belgio, questa direttiva che per limitare l'effetto del porpoising, il fenomeno del porpoising, sono stati inseriti dei nuovi calcoli, dei nuovi parametri da rispettare, per cui se alcune scuderie hanno un'oscillazione troppo elevata, sono costrette ad intervenire sul setup alzando l'altezza da terra. Vediamo se magari nei prossimi giorni si saprà se la Ferrari è stata vittima più che oggetto di questa direttiva, perché altrimenti non si spiega un calo mostruoso di questo tipo, perché un degrado assurdo un po' per tutti, ma in particolar modo per la Ferrari, se pensate che Verstappen con le rosse ci è partito 14esimo, ha ripreso, anche aiutato dalla safety car, ha ripreso il suo compagno di squadra in 10-14 giri, quelli che sono, e poi ha anche allungato con una mescola di differenza, perché Perez aveva le morbide, Verstappen le rosse, e nonostante questo ha allungato, se n'è andato, ha dato una dimostrazione di prova ancora una volta disarmante, anche a livello di mentalità, cosa che forse manca un po' a Leclerc da questo punto di vista, ma del resto Verstappen ha già 1.5, diciamo così, campionati del mondo in saccoccia. Leclerc, vogliamo dire che sta imparando, però francamente errori di Max se ne vedono sempre sempre di meno, aiutato probabilmente anche dalla scuderia. Sta di fatto che non sbagliano assolutamente nulla, neanche il più piccolo degli errori. Salvo, se c'è qualche commento, così... Ok, Damiano ci dice: anche la scelta di puntare ad un assetto più carico nella pista più veloce del circuito la dice lunga. Beh sì, probabilmente l'ala che abbiamo visto provata il venerdì e rimessa nel cassetto al sabato era prevista solo per Monza, però mi viene da dire, Damiano, che se già con questo carico che dal fondo e dalle vance, come abbiamo visto, come hanno spiegato benissimo i nostri ingegneri, genera la Ferrari, che è un vantaggio in determinati circuiti, se neanche con quello e con un assetto più carico siamo riusciti nel secondo settore a stare dietro, non dico la Red Bull, ma in gara l'abbiamo presa anche dalla Mercedes nel secondo settore, evidentemente c'è qualcosa che non sta girando per il verso giusto. Al solito la pausa estiva non ci ha fatto bene, ecco. Matteo, Red Bull un passo avanti, Ferrari due passi indietro, la Mercedes è lì con noi come prestazioni. Sì, anche questa è una cosa molto particolare, perché ieri la Mercedes in qualifica ha beccato quasi 2 secondi dalla pole, certo non è che noi eravamo a 3 millesimi dalla pole, però ieri in netta ed evidente difficoltà, oggi con temperature un po' più calde, quello che una volta succedeva alla Ferrari, si sono invece dimostrate molto molto competitive. Peccato perché Hamilton, peccato da una parte, ma bene o male per noi, perché magari saremmo finiti giù dal podio ancora una volta per la quarta gara consecutiva. Hamilton è finito fuori subito, ma comunque in gara si sono dimostrati veramente, veramente temibili. Ripeto, Sainz ha fatto un ottimo lavoro alla fine a tenere Russell dietro, cosa che se qualcuno un paio di Gran Premi fa ci avesse detto una cosa del genere avremmo preso per matto. Vai, Salvo. Rosario, muretto box imbarazzante. Sì, Rosario, effettivamente quello che sono riusciti a combinare negli ultimi due giri, adesso aspettiamo di sapere qual è la motivazione, ma ripeto, personalmente, a livello di logica, anche se tu mi fermi a un giro dalla fine, perché hanno fermato al 43esimo giro, se tu mi fermi al 43esimo giro e mi monti una gomma rossa, non credo che mi stiano per scoppiare le gialle, ma semplicemente pensi di poter andare per un giro veloce e non ti accorgi, non fai conti, non vedi che Alonso è lì a un passo che ti supera, tu lo devi risuperare, rischi, tant'è che poi sei finito anche nell'occhio della FIA e ti sei beccato 5 secondi di penalità, quindi veramente male, male, male.
Roberto Di Genova ci dice: secondo te quanto ha impattato la direttiva tecnica e perché non è stato posto il veto da Binotto? Roberto, queste sono ottime domande. Speriamo che poi che giriamo sicuramente i nostri ingegneri Alberto Aymar e Bernard Quevedo, perché sapranno spiegarci sicuramente meglio se effettivamente è centrata qualcosa questa direttiva 39 e quanto a Binotto il veto. Francamente è un'ottima domanda alla quale però non ti saprei dare una risposta al momento. Vediamo che cosa ci dicono gli ingegneri per la direttiva 39, soprattutto se magari se qualche scuderia è oggetto di questa direttiva per cui devono modificare qualcosa nel setup, se c'è una comunicazione scritta, un elenco, un qualcosa, visto che ormai di solito escono report comunicati per tutto, sarei curioso di vedere se effettivamente la Ferrari deve a questa direttiva il problema di oggi. Sassos, l'armata Brancalone continua a fare danni. Sì, però, sai, ti dico onestamente, rispetto a tanti altri Gran Premi, se chiudiamo gli occhi sulla vaccata, sulla cappellata degli ultimi due giri con Leclerc, oggi la cosa grave è che proprio la vettura non ha performato. Cioè, non ha performato in nessuna condizione, con nessun compound, con nessun con nessuna temperatura, degrado, 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 degrado ovunque, lenta. E tutti, ripeto, nessun settore favorevole su tre, nessun settore favorevole. Quindi sì, l'armata Brancaleone negli ultimi due giri ci ha messo del suo, però è il problema grande stavolta è che non è che abbiamo buttato all'aria una vittoria. Ecco, francamente, ve lo chiedo io a voi. Cos'è peggio? Buttare al cesso, passatemi il francesismo, qualche Gran Premio come abbiamo fatto, Monaco, Ungheria, dove era? Scegliete voi perché tanto la lista è lunga. Perdere un Gran Premio così o perderlo in questo modo con una netta inferiorità tecnica? Fa male in tutti e due i casi sicuramente, però oggi personalmente lo trovo molto più fastidiosa come sconfitta rispetto a buttarla al cesso, per una sbagliata decisione dell'armata Brancaleone. Perché oggi proprio non c'era speranza in niente. Damiano ci dice: la verità di Leclerc è giusto epilogo per un team non all'altezza. Peccato perché nelle prime gare si poteva mettere fieno in cascina per difendersi in questi circuiti. Sì, effettivamente è vero. Un'altra cosa, francamente, che avevo pensato e che ho pensato è che potremmo riessere ritornati al famoso punto. Marco oggi purtroppo non c'è, poteva darci manforte in questo. Ovvero che la Ferrari poi arriva a un certo punto, non sviluppa o sviluppa male o non porta aggiornamenti, perché se anche avessimo messo in cascina tutto quello che potevamo mettere, saremmo oggi arrivati qui, indubbiamente, con lo stesso identico epilogo, cioè magari in testa al Mondiale Piloti, magari in testa al Mondiale Costruttori, poi vai via dal Belgio con le ossa rotte e dici, boh, ma che è successo? Perché comunque sì, sicuramente potevamo fare di meglio e dovevamo fare di meglio nei Gran Premi precedenti, però se questo è il trend che ha preso il Mondiale, mancano ancora 10 Gran Premi. È lunga la caramella. Rosario, nuovamente, non pensi che l'evoluzione del motorone della Pavarotti siano esageratamente performanti? Sì, esageratamente performanti, indubbiamente è il termine giusto, perché loro poi aerodinamicamente sono già efficientissimi. Un DRS che funziona alla meraviglia, abbiamo visto, hanno sverniciato, Verstappen ha sverniciato facilmente chiunque nella sua fase di rimonta. Indubbiamente hanno fatto un lavoro della Madonna, non c'è nulla da dire in merito. Sì, la Ferrari è corsa ai ripari durante la stagione, cercando e sacrificando anche per stessa ammissione di Binotto l'affidabilità, perché giustamente da questo punto di vista poi mi sento per una volta di dargli ragione. Fai sempre in tempo, una volta che vengono congelate le prestazioni, a mettere mano all'affidabilità, ma se arrivi al momento in cui congelano le prestazioni e tu sei indietro e poi ti fai 3 anni così, 4 anni così, è difficile. Quindi hanno fatto benissimo quando hanno fatto. Certo che poi, dopo l'estate, dopo la sosta estiva, la Honda e la Red Bull si presentano con un motore del genere, che gli dici? Che se è tutto regolare, chapeau, hanno lavorato bene ancora una volta. L'hanno dimostrato oggi alla grande. Fabio, direttiva 39, se vuoi aver colpito solo Ferrari, o Red ha sopperito con un'altra modifica. Questo purtroppo rientriamo nel campo delle speculazioni, ragazzi, perché penso che a tanti di noi farebbe piacere capire se c'è stato qualcosa, se qualcuno è finito sotto la mannaia della direttiva 39. Io onestamente, già ieri, ma anche oggi, se ci avete dato caso, quando Sainz era in testa e lo inquadravano, alla fine della direttiva del Kemmel c'era un discreto, per carità, un discreto porpoising, niente a che vedere con quello che si era visto nei test nelle prime gare, però
non mi sembra che la Ferrari fosse esattamente solida e rigida a tal punto da evitare questo fenomeno. Quindi anche questo è un punto interrogativo grande così adesso. Roberto, non trovi anomalo la differenza tra le due Red Bull? Secondo me Honda ha fatto un motore spinto solo per questo trittico di gare. Allora, da come la stessa Red Bull ha detto, un po' sorniona, non si spiegano neanche loro le prestazioni che stanno avendo con Max rispetto a Perez, posto che chiaramente tra i due piloti c'è un pieve grosso così di differenza in termini di decimi sul giro. Io non so se onestamente, ma credo di sì, che la specifica sia stata montata unicamente a Verstappen, tant'è che è finito dietro in qualifica, e la differenza sicuramente non è la prima volta che si vede, se ci fai caso. Guarda, torno indietro, vedo che anche tu sei vecchietto come me, torno un po' indietro, ti faccio l'esempio la Benetton di Schumacher del 95, Herbert, te lo ricordi? Herbert ha vinto una gara, credo, forse, con la Benetton, quando Schumacher ebbe un problema, forse a Silverstone, proprio con Hill o qualcosa di simile. E perché quella vettura vinceva il lungo e il largo, Schumacher dominava e Herbert sembrava ne avesse un'altra? Perché poi alla fine la scuderia è la stessa, i telai sono le stesse, magari ecco, oggi la specifica del motore no, però non credo che sia sufficiente quello a giustificare la scarsa competitività di Perez rispetto a Verstappen. Probabilmente è proprio una questione di DNA, di geni. Pasqualino, quello che preoccupa è il regresso che c'è anche cambiando motori altre parti del pacchetto. Eh sì, è quello che diciamo prima esattamente, Pasqualino, perché oggi è stato fatto non uno, più che... oggi Ferrari rossa così sembrava veramente un gambero, perché ha fatto davvero tanti, tanti, tanti passi indietro. Ripeto, chiuso terza, chissà forse solo perché Hamilton alla fine non ha preso parte al Gran Premio dopo quella sportellata, tra l'altro... Team radio di Alonso, il team radio dell'anno, geniale, come solo lui sa essere. E quindi sì, tanto, 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 tanti passi indietro, è quello che preoccupa, esattamente questo, perché poi arrivano due piste dove sì, ok, Olanda magari ci è un po' più congeniale, perché è molto, ci vuole molto carico, però abbiamo visto anche oggi che quando c'è stato bisogno di carico la Ferrari era lenta anche lì e non performava anche lì. Quindi poi in settimana vedrai che i nostri ingegneri ci sapranno far luce sul mistero, probabilmente. Enrico, la Ferrari oggi sembrava più alta da terra che occhio nudo. Parebbe proprio che la DT39 abbia ammazzato F1-75. Poi sicuramente Max ha qualcosa più di prezzo aerotecnico. Guarda, Enrico, onestamente credo sia molto difficile riuscire a vedere ad occhio nudo, a meno che non parliamo di centimetri, qui stiamo parlando di millimetri, ricordati. Quindi credo che occhio nudo sia veramente, veramente difficile. Poi magari la inquadrano in un momento in cui sta andando 15-20 km orari in meno in un punto, e quindi sai bene che la vettura è meno schiacciata da terra. Se la inquadri al rettilineo del Kemmel, che sta alla fine del rettilineo a 330, che è alta così da terra, sicuramente c'è un problema di altezza, ma onestamente non mi sento di dire a occhio nudo che sia particolarmente rilevabile una variazione del genere, se di direttiva 39 si tratta, ecco. Tra virgolette forse lo speriamo tutti, perché almeno abbiamo una spiegazione al fenomeno, però certo sarebbe abbastanza grave un'interferenza del genere in campionato da parte a metà stagione, quando ormai praticamente tutti avevano risolto il problema del porpoising. Oltretutto l'anno prossimo 15 mm l'altezza minima più alta, ne vedremo sicuramente delle belle. In negativo vedrai. Daniele, davvero non se la spiegano, monta un motore 20 cavalli di più. Sì ragazzi, oggi non, ripeto, oggi la Red Bull è stata superiore a 360 gradi ancora una volta, ma se una volta si poteva dire che la Ferrari perdeva le gare al muretto o ai box, oggi abbiamo preso una bastonata qui in mezzo ai denti, un 1-2 terrificante, soprattutto non tanto il 2 di Perez, quanto l'uno di Verstappen, anche se poi Sainz non ha avuto neanche la possibilità di difendersi da Perez. Leclerc non lo sapremo mai, ma anche lui non è che avesse un'astronave, ecco, al netto del fattaccio all'ultimo giro che gli è costato 5 secondi e che l'ha fatto concludere terzo, è finito anche dietro a Russell. Quindi ragazzi, che cosa vi posso dire? Alla fine è vero che partiva da più dietro, perché poi Verstappen ha cominciato a rimontare da metà... dal decimo posto, no, l'undicesimo posto era già quando è uscita la safety car, e invece Leclerc è dovuto partire dal fondo. Però avete visto benissimo, Leclerc ha dovuto inventarsi qualche sorpasso, uno alla bus stop, uno alla fine, cioè alla fine
quando becchi quei trenini che hanno tutti i DRS, la Ferrari fatica, c'è poco da fare, però non è, oggi la Ferrari non è la performante in nessun settore, quella è la cosa preoccupante. C'è qualche altro commento? Salvo, Damiano, di nuovo, chissà cosa si metterà Binotto ai microfoni, dobbiamo lavorare e capire. Ah, ecco, io non so, magari ditemelo voi se state seguendo adesso la diretta su Sky o su qualche altra, su qualche altro canale, perché sarei curioso di capire anch'io. Sicuramente potrà dire cosa vuoi che dica, Damiano. Non siamo stati performanti, non siamo andati bene, sarà da vedere che cosa si inventa, certo. La Mercedes sta raggiungendo la Ferrari, la Red Bull è cresciuta con lo step evolutivo, punto. Sì, assolutamente, se dobbiamo dare un giudizio scusate, sulle forze in campo aggiornato al Gran Premio di oggi, è così. Poi vediamo se è un problema track related, se è proprio particolarmente il GP del Belgio che è stato il tracciato, il layout del Gran Premio che è stato indigesto alla Ferrari e favorevole alla Mercedes. La Red Bull la teniamo proprio da parte perché è uno scalino, se anche la facciamo girare nel giardino di casa, doppia tutti comunque. Quindi vediamo un attimino cosa ci dirà, se intanto dobbiamo aspettare una settimana, 2 settimane, fra 2 settimane sicuramente avremo le idee più chiare perché poi dopo il Gran Premio di Olanda e quello di Monza, ma ripeto, se il buongiorno si vede dal mattino, a Monza la vedo molto molto dura. Di nuovo Damiano, Leclerc ha i microfoni davvero deluso e malinconico, credo abbia realizzato definitivamente la fine delle speranze mondiali, sì, al netto di quello che poi uno può dire davanti ai microfoni fino alla settimana scorsa, ecco, prima del Gran Premio, finché la matematica, io ci credo, è giusto anche che lo dica per automotivarsi, per motivare il team, ma credo che oggi si siano resi conti un po' tutti, al di là del fatto che hai perso anche il secondo posto in classifica, e credo che dopo le prime 2 o 3 gare del Mondiale nessuno si sarebbe immaginato di arrivare al giro di boa o poco più in una situazione del genere, però è la realtà, è ovvio che poi quando ti gira tutto male, anche a livello emotivo, a livello mentale, per quanto uno deve essere forte, combattere e crederci sempre, stiamo parlando di oggi, quantomeno oggi, magari fino alla settimana scorsa ancora te la battevi, ma oggi, partendo già dalle qualifiche con un giro mostruoso di Verstappen, c'è stato un momento oggi in gara che Verstappen con gomme fresche ha stampato un 1,43 e 9, credo, 1,43-1, qualcosa di simile. 1,49, scusate, 1,43 e Sainz gira 1,52. C'è poco da dire. Cioè, è un abisso, un'altra categoria. E io invece volevo fare io adesso una constatazione, anche una domanda a voi. Credo che quello che si sia visto sabato in qualifica a livello di spettacolo, mi auguro che sia forse la goccia che faccia traboccare il vaso, perché questa è un'ennesima porcata che va avanti dal 2005, credo, 2004, qualcosa di simile, quella cioè di penalizzare chi cambia componenti, chi cambia motore, è stata inserita 20 anni fa, quasi praticamente, 15-16 anni fa, con la storia del budget cap, di limitare i costi, ma io credo che quello che si sia visto sabato è di una porcheria, è di uno schifo, fai la pole, no, tu parti dietro, poi quanti pezzi cambi, quanti ne cambi, oggi ne hai cambiato uno, domani ne cambi due, allora scala 5, scala 3. Sarebbe veramente ora di mettere un punto a questo schifo e di trovare un'altra formula. Io al momento non è che ho la soluzione in tasca, però credo che sarebbe ora di mettere fine a questo scatafascio. Cioè, oltretutto, ripeto, se, come anche diceva Werner qualche puntata fa, se io rompo in gara, ok, se io rompo in gara, sono costretto, ho un problema in gara e quindi mi ritiro, sono costretto a cambiare propulsore, un pezzo, quello che. Perché devo pagare dazio dopo aver perso già una gara, punti, aver buttato al cesso una gara, anche sulla griglia del Gran Premio dopo sono costretto a scalare posizioni? Perché? Cioè, questa è una cosa che è antisportiva al massimo, è contro lo spirito di ogni sport. Comunque, questa era, se volete scrivere nella vostra, nei commenti, questo è più uno sfogo personale. Salvo, ho visto c'era un altro commento. Valerio, Ferrari è storicamente sempre stata carente nello sviluppo del corso della stagione, c'era da aspettarsela questa flessione. Beh sì, probabilmente ce l'aspettavamo, non l'avremmo voluta, però ripeto, questa non è una flessione. Cioè, o tutti gli altri ad agosto, come diceva Marco, mannaggia Marco, che sei andato in vacanza proprio oggi, o come diceva Marco, dopo l'estate, noi tiriamo giù la serranda e non si fa nulla, gli altri lavorano perché. Ripeto, il salto in avanti della Red Bull è evidente, ma qui si parla solo di motore. Il salto in avanti della Mercedes è altrettanto evidente, ma questo vuol dire che o hanno tirato fuori, specialmente la Mercedes, dal cilindro
il coniglio e il jolly, per cui improvvisamente sono tornati competitivi dopo la pausa estiva, o non credo che la Ferrari abbia avuto, cioè la Ferrari al limite è standardizzata a quello che era prima della sosta di agosto, quindi all'Ungheria, non mi sembra che stesse andando proprio male in Ungheria, anzi, però, cioè, non credo che abbiano portato degli aggiornamenti per fare un downgrade, non un upgrade, quindi c'è da capire anche questo, questa è un po' quantomeno una mia speranza di capire se per la prossima gara c'è, ripeto, se era un qualcosa inerente solo al Gran Premio del Belgio. Non sono d'accordo sui progressi Mercedes, oggi ha preso una botta dalle Red Bull. Beh, ma la Mercedes, ragazzi, non è che la Mercedes porta un aggiornamento e va a vincere come faceva 3 stagioni fa. Ricordiamoci la Mercedes da dove è partita, che stava veramente con le pezze al culo, scusate sempre il francesismo, e guardatela dove è adesso, oggi ha battagliato con la Ferrari, oggi, ma viene da 3 anche per errori del muretto, viene da praticamente da... credo 2 o 3 Gran Premi di fila in podio con entrambi i piloti. Ma è ovvio che la Mercedes in questo momento non è nessuno a livello della Red Bull. C'era la Ferrari fino a un Gran Premio fa, ai livelli della Red Bull, con alti e bassi, se la giocavano, e era la Mercedes che era dietro. La Mercedes non possiamo negare che oggi, parlo di oggi, in gara abbia fatto un enorme passo avanti. Ieri in qualifica ha preso una mazzata clamorosa, sia dalla Red Bull che dalla Ferrari. Oggi no. Quindi per questo magari in gara si potrebbero essere verificate delle condizioni particolarmente favorevoli alla Mercedes e vediamo che cosa succede la settimana prossima, però è innegabile che la Mercedes sia già da qualche Gran Premio in trend positivo. Damiano, purtroppo finché a capo della Ferrari ci saranno gli Elkan non potremo sperare di vincere qualcosa di importante. La Ferrari è debole in pista, ma soprattutto nelle stanze del potere. Sì, anche questo è vero. Anche questo è vero, ma già da tanto che è così. Già da parecchi anni che non contiamo più alcunché nella stanza dei bottoni e non siamo in grado di sbattere i pugni sul tavolo quando serve. Questo è un grande deficit che oltre alla carenza, al muretto, a livello tecnico magari, progettuale, no, perché quest'anno hanno fatto un lavoro eccellente, il progetto indubbiamente di valore, però sicuramente quando c'è da sbattere i pugni sul tavolo è già da parecchi anni, da parecchie stagioni che noi non contiamo granché. Ok, vedevo che non ci sono più commenti. Abbiamo fatto la nostra solita mezz'ora di torpiloquio. Quindi, ragazzi, io intanto vi ringrazio ovviamente sempre per avermi in questo caso seguito, per avermi fatto compagnia al bar. Speriamo che la settimana prossima sicuramente ci sarà anche Marco e speriamo che la trasmissione abbia toni quantomeno un po' più allegri e meno cupi da un punto di vista sportivo. Grazie di nuovo per averci seguito. Ricordatevi sempre di seguirci sul sito internet, su Facebook, Instagram e chiaramente su YouTube. Cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per averci seguito di nuovo. Buona domenica e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti.